Isabella Carrà l'Argentario ha trascorso molte estati nella sua villa che affaccia su Cala Piccola. Per questo, nella chiesa di Santo Stefano Protomartire, la chiesa parrocchiale di Porto Santo Stefano, si è tenuta una messa solenne con l'urna contenente le ceneri della grande artista italiana a 30 giorni esatti dalla sua scomparsa e mentre non è ancora chiaro dove verrà sepolta. Presente all'ultimo saluto all'Argentario, il compagno di una vita, Sergio Iapino, che ha voluto la funzione accompagna le ceneri, chiamata a leggere il ricordo l'amica Lorena Bianchetti. È passato solo un mese, ma a noi in verità sembra che tu non te ne sia mai andato. Dal 5 luglio scorso l'Italia non solo vuole trattenere il tuo volto, il tuo sorriso, il tuo talento, la tua dedizione, la tua serietà professionale, la tua umanità. Il sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, ha ringraziato Raffaella per aver scelto l'Argentario come luogo dove trascorrere il suo tempo libero. Noi oggi, qui, in questa chiesa di questo piccolo paese, vogliamo abbracciare, ringraziare e ricordare non il personaggio Raffaella Carrà, ma la persona, la donna, l'amica, semplicemente Raffaella. Il comune di Monte Argentario ha annunciato l'intenzione di intitolarle uno spazio pubblico, forse dei giardinetti, e di istituire un premio annuale che porti il suo nome in accordo con la famiglia e gli amici. Una cerimonia simile con l'urna di Raffaella si terrà poi il 5 settembre a San Giovanni Rotondo, paese di Padre Pio, di cui l'artista era molto devota.